Zoo e l'arcobaleno. Non muoverti, Pock. Non riesco a disegnarti se non stai fermo neanche un attimo. Ti ringrazio, così va meglio. Non sta ridendo del mio disegno, vero? No, 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 certo che no. È una bella casa. Oh, è bellissimo. Grazie, Elsie. Il mio disegno sarebbe ancora più bello se Pock restasse fermo. Non il tuo disegno, sciocchino. Quello. Bello! Quello è un arcobaleno. La luce del sole è composta dai colori dell'arcobaleno e quando in una parte del cielo splende il sole, mentre nell'altra piove, la luce si riflette sulle gocce di pioggia e a questo punto la luce viene separata creando tutti questi colori diversi e forma un arcobaleno. Sembra così vicino da poterlo toccare. Sapete, un tempo la gente credeva che gli arcobaleni fossero magici. Dovete fare in fretta però, gli arcobaleni non durano a lungo. Se lo raggiungete prima che svanisca, si dice che ci sia sempre una ciotola d'oro nascosta ai piedi dell'arcobaleno. Una ciotola d'oro? Svelta! Arriviamo ai piedi dell'arcobaleno! Sembra che finisca nel tuo giardino, Zoo! Ecco, guarda! Stiamo per trovare una ciotola d'oro! Si sta muovendo! Penso che adesso sia andato in garage. Dove è finito? Io temo che non troveremo quell'arcobaleno qui dentro. E allora dov'è, nonno? Forse è ancora qui fuori. Esci fuori, Pock! Dobbiamo prendere un arcobaleno. Ecco, guarda! L'arcobaleno finisce nel tuo giardino, Elsie! Secondo me finisce nel parco. Nonno, ci porti al parco? Sembra che l'arcobaleno finisca lì. Certo, andiamo. Ma dobbiamo fare in fretta, gli arcobaleni non durano per sempre. Da questa parte? No, guarda! È nel negozio del signor Zoe! Andiamo un po' di fretta. Cercate qualcosa? Un arcobaleno. Un arcobaleno? Non penso proprio di averne uno. Qui in zona non c'è molta richiesta di arcobaleni in questa stagione. Vede, l'abbiamo visto l'arcobaleno e ora stiamo cercando di scoprire dove finisce. Ah, ho capito. Qui non c'è. Qui nemmeno. Ma forse ne ho trovato uno proprio qui fuori. Beh, lì fuori, nel parco. Lo sapevo che finiva nel parco. Bene, piccolo genio. L'ultimo che arriva è un pomodoro schiacciato. Arrivederci. A più tardi, signor Zoe. Grazie per il consiglio. Mi scusi tanto. Nonno, basta perdere tempo. Non troveremo più l'arcobaleno. Sì, giusto, certo. Guardare a destra, a sinistra, di nuovo a destra. E ascoltare. Mm.
Guardate! Laggiù! Vicino alle altalene! Continua ad allontanarsi. Sta per scomparire. Nonno? L'arcobaleno se n'è andato, nonno. Lo so, mi dispiace, Su. Come vi ho detto, non durano per sempre. Pensavo che avremmo trovato la ciotola d'oro. Magari la troveremo un altro giorno. Ma adesso, che ne dite di continuare a dipingere? E questa volta potremo dipingere un arcobaleno. Ottima idea, Elsie! Eccoci pronti! L'arcobaleno che dipingeremo sarà davvero enorme! Qual è il colore che va in cima? Rosso! E poi arancione! E poi il giallo! Sì, Puck! Poi c'è il verde! Ritornerò tra poco per vedere a che punto siete. Cara, hai preparato il tesoro? Sì, un tesoro davvero delizioso. Grazie. Del nostro arcobaleno, Puck. Bene, questo sì che è un gran bell'arcobaleno. Dovremmo appenderlo da qualche parte, così tutti potranno vederlo. Sulla parete! Però non si vedono molti arcobaleni dentro casa, giusto? In giardino! Sì, sul recinto! Ah, questo sembra proprio il posto perfetto. Ottima idea! Un po' più a sinistra e un po' più in alto. Ah, sì, sì, lì è perfetto. Ecco fatto. Che succede? Credo che sia Puck. Puck? Vorrei che fosse un arcobaleno vero, perché gli arcobaleni veri hanno una ciotola d'oro ai loro piedi. Beh, così narra la leggenda. E se questo fosse un arcobaleno vero, ci sarebbe una ciotola d'oro proprio qui. Non si può mai dire. Forse anche gli arcobaleni dipinti hanno un tesoro ai loro piedi. Ehi, c'è qualcosa sotto questo vaso. Sì! Un tesoro? Una specie. Biscotti al cioccolato! Grazie! Oh. E sono buoni! Proprio come quelli della nonna! Deliziosi! Ma come ci sono finiti lì? Gli arcobaleni hanno strani poteri magici. È vero! Sono davvero magici!
Ha 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 ha